incontro al bar, voce fuori campo, che presenta i due ospiti, Federica Guglielmini, autrice del libro A Corta Distanza, e si parla di box. Tuo fianco, un po' scapigliato, un boxer, un ex boxer, perché adesso dire un boxer, adesso il boxer lo fa con la vita, Vladimiro Riga, per gli amici Miro Riga, conosciuto per il suo passato da pugile, adesso come promoter artistico. Allora, io direi che Federica, nella sua veste di autrice femminile di un campo molto maschile come la box, se fa qualche domanda a questo nostro caro amico. Certo, assolutamente sì. Vladimiro, io dopo aver scoperto la tua storia sono rimasta molto colpita, perché trovo che tu abbia delle caratteristiche veramente particolari per essere un pugile. Non perché i pugili non siano uomini di cultura, ma perché è più un'eccezione. E questo tratto caratterizza sia te che il grande campione Patrizio Oliva. Da dove nasce? Con il quale sono un eterno amico. Benissimo, che bello. Ma da dove nasce questo amore per la cultura? E perché ritieni secondo te che la cultura sia necessaria perché il pugilato ritorni in auge nel cuore degli italiani? Non è che, diciamo, io mi interesso alla cultura come Patrizio, credo, per una questione di sport o di pugilato. Oggi è cambiato il mondo, oggi per vivere, quasi anche per sopravvivere, devi sapere un po' di tutto, perché altrimenti le porte non si aprono. Mentre una volta uno, per dire, lavoravano nei campi, lasciavano i campi, aprivano negozi e così via e facevano fortuna, oggi purtroppo per questo tipo di iniziative o di persone non c'è più spazio. Oggi per trovare un varco nella vita devi purtroppo sapere tanto. Io non ho studiato. L'avrei detto. Non ho studiato perché da bambino, 12 anni, sono emigrato in Venezuela. Se uno poi legge il libro di me, sono emigrato in Venezuela con una parte della mia famiglia, perché un'altra parte era già in Venezuela, mio padre. Io, mia madre e mio fratello siamo emigrati in Venezuela, 12 anni. Poi avevo 11. Sono tornato che avevo 16 anni dal Venezuela, sono 6 anni in Venezuela. Ho chiesto a mio padre quando sono tornato, e gli ho detto babbo, perché io non ho mai chiamato papà, perché i poveri mi chiamavano babbo. Quelli che stavano più agiati, mi chiamavano papà. Io facevo parte della prima categoria, lo chiamavo papà. E gli ho detto babbo, io vorrei studiare, andare a scuola. E lui mi disse che avevo le spalle troppo buone per studiare. Erano risposte che allora, soprattutto nei paesi, erano risposte considerate belle, geniali, perché i padri che facevano lavorare i figli era una questione di educazione. Il pugilato quando è arrivato nella tua vita? Il pugilato è arrivato quando in Venezuela il pugilato era praticamente lo sport nazionale nel mondo in quel periodo. In Venezuela era uno sport molto in auge, c'erano dei campioni pesi mossa, era un titolare e così via, e io lo seguivo, lo vedevo in televisione. E mi sono innamorato, poi mi ricordo che è venuto a combattere in Alcaraca con un certo Caprari, chiedo più riguardo Caprari, un mondo. E così, dopo sono venuto in Italia, poi là in Venezuela si faceva a botte anche per sopravvivere. Sono appassionato, ho conosciuto
un ex campione italiano novizi che è venuto con la Venezuela, con un calcio di un altro amico, c'erano cioè i guanti, con mi sono stato molto affascinato, ho cominciato a praticarlo. In Italia ho cominciato ancora ad andare in palestra e così via, poi dopo mi viene da pensare che la tua storia è molto simile per questo tratto a quella di Rocky Mattioli, che anche lui è emigrato in Australia da Ripa Piatina e ha scoperto la boxe in Australia e poi è tornato ad essere campione in Italia, scoperto da Branchini. Però avete questa storia, questo pezzo di storia molto simile, cioè che avete scoperto la boxe non in Italia ma all'estero e poi però questo amore ve lo siete portati con voi nel vostro paese. Sì, dopo in Italia chiaramente. Poi praticamente un po' diciamo che la mia vita pugilistica è cambiata quando io nel 66 sono partito per il militare, mi hanno accolto alla SMET, scuola militare di educazione fisica, dove i pugili più promettenti, più importanti venivano reclutati. Sì, venivano reclutati. E io ho conosciuto un maresciallo Pitardi che mi ha preso sotto la sua protezione. E ha creduto in me e mi ha cambiato completamente, perché io avevo bisogno intanto di credere nell'allenatore, no? Perché quello di Ancona, ma avevo capito che guardandomi in giro il pugilato, il pugilato che facevo io, quello che vedevo in giro, era e lui, e io ho creduto subito in questo allenatore, lui ha creduto in me, che è ancora vivo, fortunatamente non può trovare, ma diciamo più tardi, e mi ha cambiato completamente. Campionato italiano in 66 a Genova, vinco il titolo, mi premiano come miglior pugile italiano. Poi in nazionale, io quasi tutti gli incontri che ho con la nazionale, miglior pugile italiano, quasi c'erano. Poi cosa è successo? Che io ho fatto il dilettante professionista, poi sono passato professionista nel 70, ho fatto il professionista dilettante. Perché mentre facevo il dilettante credevo in quello che facevo. Quando sono passato professionista, che sono rimasto in Ancona, non ho accettato l'offerta di Agostino, di sconcerti, così via, ero in una piccola città, in una piccola scuderia, non c'era spazio. È come cercare di vincere il campionato di calcio giocando nel Mantova. Cioè io non avevo possibilità di esprimermi, di vincere, anche per esempio io l'ultimo incontro che ho perso, perché poi io ho dovuto abbandonare il pugilato per una questione di allergia agli occhi, mi formavo delle uti, io a 29 anni ho smesso, contro un certo Di Iorio, Di Iorio ha battuto Scano, che era proprio il dottor prima incontro con Di Iorio a Roma, mi hanno scritto la testina, si vincita a Torino con Di Iorio, non mi ricordo se lui si era scherzato o io mi sono scritto, io perdo l'intervento destro. L'ultimo incontro, dopo che io ho fatto gente a livello mondiale, l'ultimo incontro con Di Iorio, che non sa niente, ho 74, ma ancora per italiano, io non lo vedevo, io non potevo più fare il giro di lato. Per questo problema gli occhi. Per una forma di allergia mi sembrava che io non lo vedevo più. Benvenuti, che era praticamente al mio angolo, era sotto, sale sul quadrato alla seconda e terza vittoria, che io rimane fare. Dice, Miro, smetti, smetti, all'insangolo.
anche prima della stessa difesa, proprio in 21 sulla terra non sono rilassato, la carriera pugilistica senza rinunciare, perché ho ottenuto sicuramente quello che mi aspettavo. Non so se potevo ottenere di più o ho ottenuto più di quello che meritavo, questo non lo so. Sta di fatto che sono convinto che uno ottiene quello che voleva ottenere. Tutti noi, è così difficile dire se. Non esiste quello che hai fatto. Qua termina questo incontro non pugilistico, fortunatamente, tra la Federica e Miro, e entrambi hanno un qualcosa che si sono scambiati, i libri, di cui quello di Miro, scritto dal giornalista Maurizio Socci, campione senza corona, racconta la vita avventurosa di Miro Riga, appunto da quello che ci ha già detto, dal Venezuela al ritorno nelle Marche e tutta questa storia, che potrebbe essere anche un bel soggetto cinematografico, chissà, visto che ha molte conoscenze anche nel mondo del cinema. Mentre l'altro libro, che è stato donato appunto mio da Federica Guglielmini, che ha scritto insieme a Virginia Perini A corta distanza, è un libro che raccoglie diverse interviste a campioni o esperti o appartenenti al mondo del pugilato, e fa conoscere il pugilato dal di dentro, cioè attraverso queste interviste uno si può fare un'idea più precisa, più intima, mettiamolo così tra virgolette, di quello che è il magico mondo, mettiamo, della box, la nobile arte come veniva definita. La cosa curiosa di quella roba lì e la cosa curiosa è che un libro di box è stato scritto da due ragazze. Questa è una cosa abbastanza particolare, ma di questo avremo modo di parlarne. Ringraziamo i due protagonisti per questo bellissimo incontro.